Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e ragazzi, ovviamente sono arrivate le nuove info dell'anno nuovo, perché sì, il gioco già sta andando avanti ad una velocità pazzesca e praticamente è già proiettata verso l'anno nuovo, e infatti oggi vi parlerò non solo delle novità che saranno presenti a partire dall'anno nuovo, ma vi darò anche qualche notizia esclusiva che ovviamente sono andato a reperire in giro per il web. Quindi per tagliare la testa al toro, per evitare fraintendimenti e altre robe, vi dirò tutto quello che ovviamente in questi giorni è stato detto sia sotto forma ufficiale e anche tramite data mining sotto forma ufficiosa. Quindi vi dirò io ovviamente come dividere le due cose, per cui iniziamo a parlare di ciò che ufficialmente avremo praticamente all'interno del gioco. Infatti è apparsa praticamente alle 9:30 di questa mattina una notizia che tratta l'anno nuovo. Ovviamente sto pubblicando questo video il pomeriggio perché sapete che le informazioni solitamente le metto la mattina, ma se poi arrivano le informazioni a mattinata inoltrata, io pubblico il pomeriggio per evitare che ci sia una sorta di accumulo di video o comunque si possa saltare qualche schedule. Quindi ovviamente messaggio come al solito di ringraziamento per quanto riguarda i giocatori che continuano a giocare a Final Fantasy VII Ever Crisis, e quindi abbiamo un messaggio dove introduciamo quello che effettivamente sarà la nostra schedule di gennaio. Vi allegherò anche il calendario, in modo tale che se volete scaricarlo, ve lo metterò sotto in descrizione, se volete scaricarlo potete tranquillamente scaricarlo. Ve lo faccio vedere in video, giusto per una questione così di share, no? Per farvelo vedere, dove potete vedere abbiamo praticamente questo che sarebbe il nostro calendario. E come potete vedere praticamente già dal 21 avremo il new character quest coming soon, quindi già potete immaginare che praticamente ci siamo. Infatti abbiamo questo calendario che è suddiviso per storia, eventi e ovviamente poi le varie campagne che saranno presenti all'interno del gioco. Quindi se vi fa piacere, questo è un calendario che comunque metterò poi sotto in descrizione e potrete consultare in maniera ovviamente totalmente gratuita, perché non c'è motivo di ovviamente di lucrare su queste robe. Allora, per quanto riguarda il nuovo anno, avremo comunque un evento, al solito un evento farmabile, dove potremo ovviamente ottenere un'arma limitata, in questo caso per Eris, le preghiere dell'alba, no, dawn e tramonto, quindi le preghiere del tramonto, dove ovviamente come sempre scambieremo materiali per ottenere oggetti praticamente in gioco. Poi per quanto riguarda la celebrazione del nuovo anno, avremo ancora free pool, quindi incredibile questa roba di free pool così praticamente regalata a sbafo, che ovviamente io andrò a shaftare in maniera incredibile, dove praticamente avremo la possibilità celebrare l'anno nuovo con fino a 240 free pool, quindi saranno 24 giorni o comunque bisogna vedere come verranno distribuite queste summon, ma sicuramente saranno una al giorno come abbiamo fatto finora. Successivamente, notizia del nuovo capitolo rilasciato per metà gennaio. Infatti come vi stavo dicendo poco fa, abbiamo la possibilità di avere questo calendario che vi ho fatto vedere, dove è un po' più ordinata la cosa, quindi si riesce in un modo o nell'altro a vedere tutto ciò
che effettivamente sarà a disposizione all'interno del gioco. Infatti avremo praticamente come eventi anche quelli che, oddio, forse qua non sono stati visualizzati, ecco perché ci sono altri contenuti che comunque sia vengono sono stati fatti vedere in un video su Twitter. Quindi a questo punto potrei anche farvi vedere, includervi praticamente il video di Twitter, dove vi faccio vedere appunto anche quali sono diciamo tutti i contenuti che saranno presenti all'interno di quest'anno, e poi vi parlo ovviamente anche di altre cose che sicuramente vi interesseranno. Eccoci qui ragazzi con il trailer che vi stavo appunto preannunciando, dove vengono inserite tutte le info. Ecco qua, praticamente a partire dal 21 di dicembre avremo un nuovo evento che, come potete vedere, è per l'appunto un richiamo anche a quello che avevamo su DC The Over Omni, ovvero la Boss Rush Clash of Vengeance, dove praticamente riaffronteremo un pochettino tutti i boss passati per poi ottenere diverse ricompense. Vedete, dei bonus verranno aggiunti ogni giorno e ovviamente dobbiamo prenderli per ottenere incredibili ricompense. Successivamente, come sempre tramite la sezione degli eventi, avremo la possibilità di ottenere 3000 cristalli blu come regalo, come un regalo da parte del gioco. Quindi semplicemente nulla di paranormale, semplicemente un regalo che il gioco ci sta facendo a noi giocatori. Successivamente dovremmo parlare, ecco qua, l'evento dell'anno nuovo. Eccolo qua, dove appunto avremo a partire dal 31 dicembre un nuovo evento, e poi in aggiunta avremo esattamente come vi stavo dicendo prima le daily free per 10, quindi saranno praticamente una multisummon al giorno, dove si potranno ottenere fino a un massimo di 240 pull, perché ovviamente saranno per 10 moltiplicati per 24 giorni, quindi probabilmente tutto gennaio avremo praticamente le free pull, e ovviamente si resetteranno come sempre ogni daily login, e quindi ci sta. Quindi non fatevi scappare il regalo del nuovo anno e ovviamente queste campagne speciali, dove ovviamente mettono un pull con 5 stelle garantita, giusto per attirare. Poi ovviamente abbiamo praticamente il nuovo capitolo che verrà aggiunto. Vedete, abbiamo praticamente un nuovo capitolo a mid January, quindi a metà gennaio, e anche un nuovo personaggio giocabile sarà aggiunto. Quindi finalmente abbiamo la conferma di quello che stavamo sospettando tutti quanti da settimane praticamente, ovvero il nuovo personaggio. Un nuovo personaggio che al 90%, 80-90% sarà Yuffie, quindi state sereni perché già era quello che ci stavamo aspettando. Le informazioni del data mining parlano chiaro. Tra l'altro Yuffie dovrebbe avere, vi ricordo, la meccanica che accelera l'accumulo di limit gauge, quindi della nostra limit, quindi potrebbe essere interessante. Vediamo un po' come effettivamente si sviluppa il tutto. Inoltre, altra notizia rilasciata da interviste in generale sul web, fino a quando, tra l'altro c'è scritto anche qua sopra in alto, dove c'è scritto additional chapters, niente, non so parlare più, mi sono scordato l'inglese, additional chapters will be announced later, quindi altri capitoli verranno annunciati successivamente, però non dobbiamo fare confusione appunto tra chapter per quanto riguarda il titolo grosso e chapter invece riguardo proprio il gioco vero e proprio. C'è una cosa da fare distinzione, dove in una recentissima intervista è stato comunicato che prima di tutto finiremo la storia di Final Fantasy VII, Crisis Core e First Soldier, dopodiché inizieremo i nuovi archi, quindi Before Crisis, Advent Children,
come si chiama, Dirge of Cerberus, quindi tutti questi altri capitoli saranno aggiunti successivamente. Prima finiremo questi, in modo tale da creare una sorta di diciamo chiusura fondamentalmente della main line, e poi successivamente andremo ad aggiungere tutti i pezzettini. Ok, questa è una cosa molto importante, perché magari uno potrebbe aspettarsi magari metteranno qualcosa di Before Crisis. No, quindi prima finiremo tutto Crisis Core, Final Fantasy VII e First Soldier, per il resto poi se ne parlerà. E ovviamente qui i ringraziamenti di fine anno per quanto riguarda Ever Crisis, e qui come potete notare c'è lo stesso calendario che praticamente vi ho fatto vedere all'inizio del video, dove praticamente avremo diverse robe carine. Infatti, come potete notare, ci sarà anche la Coop Challenge di Bahamut, quindi già la metteranno praticamente subito, e questa è una cosa comodissima, perché così si può farmare Bahamut in modo come dire molto più facile rispetto al farmarselo da solo, quindi diciamo che è veramente veramente tanta roba. E poi abbiamo la 5 stelle garantita per 10 per una sola volta, credo che sia comunque questa free per tutti, infatti free 10 draw con una 5 stelle garantita, le 240 multi summon. Poi abbiamo un nuovo personaggio giocabile che verrà aggiunto praticamente da metà gennaio, quindi ragazzi dovremo pazientare ancora un po'. E poi evento che ovviamente ritorna, il Sephiroth Arrival, quindi ritornerà praticamente la Crash, o comunque in generale ritornerà la possibilità di combattere il Seppo versione Fregno. Poi vabbè, la Boss Rush sono curioso invece di vedere come funzionerà nello specifico, perché potrebbe essere interessante come modalità, però bisogna anche vedere come poter formare i team, perché qui abbiamo comunque diverse debolezze sia elementali che non, quindi bisognerà vedere come effettivamente rimoduleranno questi boss. E poi ovviamente l'evento di nuovo anno, dove appunto avremo come quello di Natale una storiella collegata sempre al nuovo anno, e poi successivamente l'ottenimento di ricompense e tutto quello che ci interessa sapere. Quindi direi che effettivamente la robetta già per questo gennaio è abbastanza corposa, quindi speriamo che ne valga ovviamente la pena. Per quanto riguarda altre info, non c'è molto altro di cui discutere, quindi se non ovviamente in via ufficiosa, ma per quanto riguarda la via ufficiosa aspetto di avere comunque qualche dettaglio in più, magari ne parliamo in live o comunque ne parliamo al solito con un video a parte. Questo vi serve soltanto per sapere che finalmente il nuovo personaggio arriva a metà gennaio, il nuovo capitolo arriva a metà gennaio. Tutto questo fine anno sarà all'insegna di free pool, regali e tutto quello che ci serve da accumulare per metà gennaio, perché appunto metà gennaio col nuovo personaggio avremo qualcosa senza ombra di dubbio molto molto valido. E poi per quanto riguarda il resto ovviamente ne parleremo a tempo debito. Detto ciò, io vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile, e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye.